o siamo tutti schizofrenici e ci piace per questo la scrittura del personaggio, che è così vario, che salta da uno stato d'umore, da uno stato d'animo, da una condizione psicologica a un'altra, ma che poi i suoi malumori, le sue tristezze, le sue malinconie hanno sempre una ragione, anche se poi noi la troviamo dopo, no? Se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, avendo l'autore a disposizione, infinita. Soprattutto gli alunni potrebbero avere l'interessante condizione di poter fare la strada, cioè potete rifarvi vendicandovi di 3 anni almeno di domande alle quali era difficile trovare una risposta. Mi nascondono. Questa tua necessità di fare sempre riferimento al mondo classico è proprio un'esigenza tua? Ti viene spontaneo o è un po' costruito? Io penso di sapere la tua risposta, però pensiamo. Ma in realtà è una carta che mi gioco, perché quello che so e che amo, e quindi forse sono, non so se l'unico dei giornalisti italiani ad avere questo background di, e quindi mi gioco le carte delle letterature classiche, perché insomma è un terreno sul quale vinco facile, ecco. E poi insomma c'è talmente tanto materiale da riprendere che insomma basta diciamo affondare un po' il pugno in questo enorme edificio, si tira fuori di tutto, insomma. Quindi, e poi è chiaro che poi sono i nostri amori, no? E questo è anche i tuoi, no? E anche tu vieni da questo tipo di studi. Ed è, a parte questo, penso che sia qualcosa che esce fuori quasi istintivamente. Beh, questo sì, questo sì. Poi bisogna stare attenti a non risultare spocchiosi, insomma, questo non è sempre facile. Qualche volta leggo qualche commento, dice, questo insomma. È la di norma, professore, vabbè, ma tutti sono liberi di dire quello che vogliono. Però c'è una domanda lì. Passiamo dopo. La signora. La lettura magistrale dovrebbe anche farla tu. Io sono una cosa tanto, però sto avvantaggiando. Siamo inclini al palcoscenico in maniera genetica. E notavo appunto questo anche da di Ricciardi, che è questa soggettiva, che poi tra l'altro è anche molto cinematografica, ma non nel senso positivo, cioè, nel senso intimo, cioè nel legame e nell'emozione che proviamo al cinema nei buoni film, cioè che veniamo, cioè che l'identificazione, lo slancio, la empatia è proprio il frutto di questa area intima, soggettiva, che però accoglie tutto il contesto di persone, di caratteri, di colori, di odori, di musica, e questo è una cosa veramente singolare, direi che molto peculiare di Ricciardi, e che ha un fascino molto potente, perché permette al lettore di entrare proprio nello stato d'animo, ma anche della cifra, del luogo, della storia, in un modo molto diverso da quelli che io chiamo gli architetti, no? Gli architetti delle storie, in cui spesso, nei casi più felici no, ma a volte si sente la macchina, e la macchina è fredda. Sì, sono convinto. La macchina è fredda, è una... Sono fascinazioni diverse, io le posso dire, scusami, quello che dire. Diciamo che ha una sua bellezza anche il funzionamento di una macchina. Io sono con lei, cioè nel senso che io preferisco l'imperfezione della soggettività, ed è interessante perché per esempio con i libri di Giovanni che succede? Noi è come se vivessimo sul fondo, vedendo le cose del fondo, poi ogni tanto torniamo in superficie, succedono le cose,
quindi lui parla con le persone, interagisce, e torniamo in fondo dove ci sono i pensieri. Allora questo costante scendere e risalire, io me lo immagino proprio in senso subacqueo, no? Sì, sì. Cioè questo scendere e risalire, noi vediamo due realtà che funzionano con due fisiche diverse, cioè con una gravitazione diversa, che è quella nostra. Cioè noi troviamo un'intimità della realtà. Ecco perché quando io sento dire nelle numerose discussioni che abbiamo spesso, no? Cioè mi chiedono, ma il giallo è il CDP, hai mai pensato di scrivere un libro che non fosse il giallo? Io dico la penna, perché io dico, al di là della necessità di una libreria, di mettere un libro sullo scaffale per farlo trovare piuttosto che un altro, no? Io non conosco differenze altre che non siano fra i libri belli e i libri brutti. Quindi non vedo per quale motivo un crimine non debba essere un'occasione di racconto migliore o inferiore o peggiore o più bella o più brutta di un amore, per esempio. Allora, per quale motivo, se io metto al centro una psicopatologia personale, devo vincere lo strega, e se ci metto al centro uno che ammazza un altro, io devo invece essere collegato alla seduta. Ringraziando il cielo noi ce ne freghiamo, come diceva Quello, insomma, qualche anno fa. E quindi continuiamo a scrivere tranquillamente le nostre storie con i nostri personaggi che navigano attraverso i sentimenti. Le posso dire però che ci sono scrittori di meccanismi. Io penso per esempio che devo dire Massimo Carlotto, per dirne uno. Sì, sì. Massimo Carlotto, che hanno una bellezza e una un freddo fascino, che sono comunque straordinari da leggere, perché poi non è che uno deve provare sentimenti necessariamente positivi, edificanti o cose del genere. Anzi, io pensavo alle frequenti discussioni che ci sono sulla grande bellezza, no? Il film di Sorrentino. Moltissime persone dicono, a me non è piaciuto perché io sono uscito di là ed ero a disagio, ma se il disagio era quello che lui voleva indurre, il film è riuscito. Che tu sia uscito provando un sentimento di disagio è esattamente quello che voleva l'autore, quindi a te, non solo lì, potrà non essere piaciuta l'emozione che ti causava, ma il film è riuscito nel suo intento. I libri gialli non devono dare equilibrio, non devono dare serenità, non devono necessariamente alla fine portare, perché un delitto è lo strappo sociale che non conosce pace, un delitto non guarisce, è uno strappo in un tessuto, non è una scucitura. La scucitura si ricuce. Lo strappo puoi fare una sarcitura, quindi sarcisce lo strappo. E lo strappo si vede, lo strappo è una cicatrice che non si azzera mai più. Tu ci passi la mano sopra e lo senti, e lo sentirai sempre. E non è detto che sentire quella cicatrice sia brutto, perché noi distrattamente le cicatrici ce le accarezziamo, e questo secondo me è una cosa importante, no? Sì, però comunque vedi, se ci fosse stato un morto, la gente lo strega lo vinceva. Il libro è come se, signore, è come se, se io faccio un titolo letterario, non mi può piacere il libro che piace. Sì, vabbè, ma non c'è un'indagine. Allora, se io faccio il titolo letterario, non mi può piacere lo stesso libro che piace alla gran parte delle persone, se no che il titolo letterario sotto. Non so se avendo l'idea, cioè se io faccio il critico, io devo essere uno di quelli che dice, ah, mi piace quello che non piace a te, perché tu sei migliorato, io invece sono un critico letterario. Però io due lettori con un critico non li taglio, ma perché i critici non parlano di libri? Aggiungo una cosa sul fatto che anche qui l'io narrante, no, di cui Maurizio ha magistralmente detto gli effetti che in qualche modo produce nella scrittura. Nel senso che quando ho scritto, i tanti lo sapranno, nel primo libro ovviamente non sapevo che qualcuno me l'avrebbe pubblicato, pensavo alle 25 fotocopie per i 25 lettori di Manzoniana Memoria. Invece poi è accaduto che il libro sia piaciuto a una casa editrice che l'abbia pubblicato, e che questa casa editrice, questo editore nella fattispecie, mi abbia chiesto di continuare. E allora poi mi sono detto, perché faccio adesso, passo alla terza persona?
Poi ho scoperto che ci sono dei giallisti che sono la prima persona. Citiamo, visto che siamo insomma in tema, il greco Petros Markaris, grandissimo autore, Markaris, grandissimo autore di gialli, gialli che tra l'altro curiosamente assomigliano un po' ai miei. Perché sì, il commissario Petrus Caritos si chiama il Caritos. 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 È un genitivo, come fa? Si tenga il genitivo. Carito. Però adesso non si basta più. Vabbè, siamo, i ragazzi qui saranno abilissimi per declinare il nome del commissario Caritos Caritos in tutti i modi. Io ho avuto la fortuna di conoscere Petros e di presentarlo a Salerno, un personaggio incredibile, che scrive indifferentemente, guarda il destino, in greco e in tedesco. Quindi lui è veramente il ponte tra le due. E lui ha fatto questo suo, ah sì, davvero? Non l'ho sentito Petros dopo il referendum. Lui ha scritto un romanzo, doppiando di pubblico. In Italia, un romanzo straordinario di cui lui immagina la Grecia dopo il ritorno alla dracma. Quindi racconta questo bellissimo romanzo in questo primo gennaio ipotetico del 2014, credo, in cui la Grecia torna alla dracma e si ritrova con queste grandissime tensioni sociali tra quelli che sono contenti del ritorno alla dracma e quelli che invece avrebbero preferito rimanere nell'euro. Ecco. Però io una cosa voglio chiedere a Maurizio, che poi se no ci accusano di copiarci con l'altro, perché io non ho ancora letto Anime di vetro, ma mi hanno detto che c'è una canzone anche nella, sì, nella anime tua Anime di vetro, che siamo usciti quasi contemporaneamente. Comincia una trilogia delle mie intenzioni in cui la canzone napoletana parla da filo conduttore, però è diverso, la canzone da te è proprio protagonista del romanzo. Cioè proprio all'interno del romanzo, da me invece più una colonna sonora, è una struttura sentimentale che sostiene, che diciamo è da il la, dalla nota alla quale poi si adattano tutti i sentimenti del romanzo, non lo sa, per fortuna troppo diversa da poter dire che ci stiamo perdendo là. Come ha detto Di Prego di Mondadori, ha detto ma anche nel libro di De Giovanni c'era una canzone napoletana di Mondadori, io siamo, non sapevo, non ho ancora letto. Alla nostra età tendiamo a diventare musicali. Purtroppo sentimentale. Un giorno un po' a piangere troppo, insomma, piccoli problemi di tosse. Domande? C'è qualcun altro che vuole chiedere qualcosa? Sì, eccolo. Prego, come ti chiami? Manuele. Che cosa vuoi chiedere? Vai. Quanto tempo ci ho messo? È una domanda molto bella, ti ringrazio. Ho cominciato a settembre e andavo piano piano perché sono un po' pigro, non avevo una gran voglia di scrivere. Allora poi per andare più veloce ho chiamato il mio editore, che è quello che pubblica i libri, e gli ho detto per quanto ti serve il libro. E lui mi ha detto, se me lo consegni il 31 maggio te lo pubblico ai primi di luglio. E allora mi sono dato il termine, ho cominciato a viaggiare. E quindi da settembre fino al 31 maggio. Devi sapere che gli scrittori danno il meglio sotto tortura. Cioè se c'è qualcuno che ti chiude dentro e ti picchia, insomma diamo il meglio di noi stessi. Qualcun altro? Andrea. Ma senti, ma il commissario Ponsetti sei tu o no? Questa è una domanda tu puoi rispondere solo a Don Giovanni. Ma no. No. E ci piace pensare di no. Insomma, diciamo in realtà ognuno di noi ci mette poi del suo. Il caso di Ponsetti poi, io personalmente, che sono amico di Giovanni, riconosco alcune caratteristiche le riconosco, invece altre le ritrovo un po' altrove, per esempio in Galloni io ritrovo le caratteristiche di Giovanni, c'è una spalmatura delle proprie caratteristiche, ma come diceva Giovanni ci vanno dentro tutte le nostre storie,
cioè i sentimenti, le passioni degli amici, quello che hanno vissuto gli altri, che ci raccontano. Siamo un po' bambinetti da questo punto di vista. Diciamo così, io sono Ponzetti ma vorrei essere Iannotta. Prego. Non è una domanda difficile, questa è veramente molto difficile. Allora, ho provato, diciamo, tanta passione per quello che scrivevo, anche un po' di fatica, perché come tutti gli studenti sanno, scrivere è faticoso, non solo a mano, anche al computer, e poi tanta soddisfazione quando ho finito, infatti non mi sono riletto. Ecco, io una cosa che voglio chiedere a voi, io non mi riletto. Consegno il libro e non mi rileggo. Non guardare me, io non mi rileggo nemmeno non ti scrivo. Io vado avanti dal primo all'ultimo capitolo e non sono mai tornato indietro del letto, mai. In alcuni casi scientemente, ci sono stati alcuni libri molto pesanti da scrivere, quindi, cioè difficili dal punto di vista sentimentale, emotivo. Cioè cose che mi hanno fatto, io per esempio quando sono implicati dei bambini, che mi capita purtroppo, io non riesco nemmeno a, cioè sto talmente male che prescrivo e non lo rileggerei mai, e infatti dal punto di vista commerciale sono abbastanza pericoloso, perché dico, sconsiglio alla gente sensibile di leggere questi libri, non è quello che uno dovrebbe fare, l'editore sobbalzerà al pensiero. E però in generale, se uno sa già come va a finire, perché legge, meglio leggere i libri degli altri. Qualche volta dice pure, ma questo scritto lui. Sì, vabbè. Bene. Allora io vorrei soltanto. Sì, ma volevo invitare Lido Fazzi a dire due parole alla fine della. Sì. Della. Sì, sì, l'editore Fazzi. Non mi sono preparato. Hai l'arte per improvvisare. Allora, io leggo sempre i libri di Giovanni Mutignani quando fa caldo, no? Ho caldo così, ma quando viene adesso. Anche quest'anno un giorno ho letto due ore, perché sono delle letture che si comincia a sentire ogni giorno, bellissime. E io ho leggo con quel caldo, no? Il caldo, il tipo dice quest'ultimo libro di Giovanni. Mi ha ricordato poi, mi sono identificato col calore, mentre lui stava al caldo, al sole, quindi era fossissima, e mi sono appreso. Mi ritrovo spesso nel clima del libro, non per motivi spirituali ma o psicologici, ma spesso mi ritrovo per motivi fisici. Allora, io non saprei che dire. Una cosa vorrei dire, però, sul premio Strega, no? Effettivamente quest'anno non c'è un omicidio, c'è un suicidio. Che poi non si capisce se diventa, anzi diventa, però c'è un po' dell'aspetto noir più americano, però, quindi è il genere, come dire, quel tipo di genere che un po' si ispira al, diciamo, al dark side, al noir, al crime, quello è quello più proprio più italiano americano, insomma, d'altra parte mi ricordo già tante lettore di tradurre americano. Ecco, non c'è nessun motivo perché ad esempio uno come Italia Ricciardi non debba partecipare al Premio Strega, secondo me, anche... Però il dottore è senz'altro di male lui, Sì, a tutti, certo, no, ma non c'è nessun motivo, adesso lo dico così sinceramente, perché... Allora, condivido quello che ha detto... che hai detto tu, no? Cioè, non so, che effettivamente lì si dicono, tutti. Io sono, come dire, Kizian, no? Cioè, il problema è che in qualche modo la citi nel tuo libro, no? In maniera un po' indiretta, e quindi io sono su questo ragazzo d'accordo, quindi si viene bene a tutti, e non si vede perché un premio importante poi non ci possa essere anche, ma dopo ci sarà, non dico magari da vincere, magari però potrebbe farsi entrare in cinquina, che ne so, vincere di sì troppo difficile. Ecco, se è da giurare. Non mi cari che mi hai scritto lì, giurare di non aver scritto. Ah no, tu ci vai un'altra strada, scrivere un libro, no, non ci sono omicidi, evitare il genere. Ma io credo.
Comunque, insomma, grazie per avermi invitato a dire due parole, io mi sono preparato, non saprei bene che dire. Benissimo, grazie. Grazie tanto. Io direi per concludere che se è vero, siamo tutti d'accordo, che dividiamo i libri, libri belli e libri brutti, una volta che ci capita un libro bello, lo dobbiamo assolutamente leggere. Grazie. Sì, io l'ho cantata.
cambia la razza un bel linguer cazzo che viene io sono una ragazza che io però mi non so ridere l'umorismo, cioè, le cose un po' forzate. Quindi a me una volta riesco a ridere sempre, ma infatti poi avevamo andato a vederlo sul premio sì, infatti a me l'amico me l'ha registrato l'ho visto, dicevo un giorno veniva, però non si chiede un lunedì con la mia io volevo lavorare lei non ci rientrava con gli accettati perché non sapeva di me veramente, ci siamo organizzati di noi, abbiamo tentato però mio marito doveva andare solo in 17 lì si lavorava fino alle 18 alle 22 non potevo aspettare Thank you.